Venerdì 16 febbraio, ben ritrovati cari amici di Filo Diretto, ultimo appuntamento della settimana da trascorrere con noi come sempre allo 0131 23 10 92, aspettiamo i vostri commenti, le vostre segnalazioni e anche insomma aspettiamo le vostre chiacchiere come sempre, come facciamo tutti i giorni. Allora, per chi non avesse seguito la diretta, oggi a Roma c'è stato il conferimento per la città che rappresenterà l'Italia per quanto riguarda la cultura e il turismo nel 2020. La città di Casale Monferrato concorreva insieme ad altre bellissime città del nostro paese, che comunque al di là di tutto quello che succede rimane uno dei paesi più belli del mondo. Purtroppo non ha vinto, perché la capitale italiana della cultura, assegnata da una giuria di esperti e conferita dal ministro Franceschini, è andato alla città di Parma. Abbiamo sentito subito dopo il termine della cerimonia, che si è conclusa più o meno una decina di minuti fa, il sindaco di Casale Monferrato, Titi Palazzetti, che tra l'altro avremo alle 12.30 in diretta, e ci siamo ovviamente complimentati comunque, perché come ha detto Franceschini, anche per chi non vinceva il premio poteva comunque fregiarsi di aver partecipato alla finale, un po' come una nomination all'Oscar, ha detto Franceschini, che fa comunque curriculum, perché d'ora in avanti comunque sia la città di Casale Monferrato potrà fregiarsi proprio del titolo di aver concorso tra le 11 finaliste di questo ambizioso e importante premio. Tra l'altro, al di là del fatto che la città di Casale comunque ha vinto per l'impegno, per la voglia di volersi riscattare da una pagina terribile di storia che l'ha vista purtroppo protagonista in negativo con la lotta all'amianto, è stata più volte menzionata durante il discorso di apertura che ha preceduto proprio il premio vero e proprio. E le parole che sono state usate dal presidente di questa commissione, che ha poi giudicato tutti i progetti che sono stati presentati, ha detto che i progetti e le città hanno portato dei messaggi in bottiglia, molto forti e molto utili. E per quanto riguarda la città di Casale Monferrato, che è stata più volte menzionata, il presidente ha parlato di un progetto che ha presentato una svolta esemplare, un capitolo esemplare della propria storia, nel senso che Casale Monferrato, cito le sue parole, ha preso per mano il dolore della gente e lo ha reso sorgente per un bene comune. Ecco, noi pensiamo che questa sia una frase molto significativa, molto emblematica per questa città, che sta tentando di riscrivere la propria storia, pur mantenendo ovviamente il proprio passato eppure comunque sia rimarcando anche tutto quello che di negativo ha dovuto sopportare, proprio per far capire a tutti, al mondo intero, visto e considerato che Casale Monferrato è il simbolo mondiale dell'amianto, che con forza, che con abnegazione, senza fare troppi proclami, si può andare avanti, e si può comunque combattere affinché le cause giuste possano essere un giorno premiate. Allora, aspettiamo ovviamente le vostre telefonate. Io ho fatto questo lungo preambolo su Casale Monferrato perché ci sembrava giusto, visto e considerato che abbiamo seguito in diretta le fasi della premiazione, abbiamo vissuto un po' anche con trepidazione, proprio come la notte degli Oscar. Speravamo davvero tanto che Casale potesse vincere, perché se lo meritava, però
insomma, davanti a una città come Parma, che rappresenta comunque uno tra i fiori all'occhiello del nostro Made in Italy, proprio per la sua bellezza strutturale e anche per la facilità con la quale si possono stilare dei progetti aiutati dalla struttura architettonica di una città storica come quella di Parma. E quindi, insomma, la città di Casale, pur avendo dei signori palazzi e anche un centro storico meraviglioso, di grande, molto blasonato, non poteva forse competere fino in fondo. Certo, Casale avrebbe potuto vincere proprio per il come simbolo di una lotta per un qualcosa che vuole guardare al futuro. Non ce l'ha fatta, ma come viene riportato e come detto da tutti, comunque sia, è stato un successo. Allora, io mi auguro non mi facciate parlare fino alle 12:28, anche perché ci sono tanti argomenti che potremmo discutere. Allo 0131 23 10 92, che è il nostro numero di telefono, non è ancora tempo di mare, quindi, insomma, dovreste essere anche a casa. Allora, ieri c'è stato un consiglio comunale molto dibattuto qui ad Alessandria. Tra i tanti punti all'ordine del giorno che sono stati discussi, anche il problema dell'accattonaggio, e questo è sicuramente un argomento che prende spunto dalla città di Alessandria, ma che si può ampiamente allargare a tutte e due le regioni dove ci state vedendo, vale a dire il Piemonte e la Liguria, perché il fenomeno dell'accattonaggio è purtroppo un fenomeno che resiste dappertutto, soprattutto con la presenza di tanti extracomunitari che ci sono nel nostro paese. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Rizzato. Mi piace sentire. Io mi dispiace perché Casale eravamo sotto di noi, vabbè, mi dispiace per quello. Ma io volevo parlare di un'altra cosa. Prego. Perché gli hanno dato il figlio a quella signora che era un'ostetrica? E quelli di Casale non gliela danno. Quella di Casale è una cosa molto giovane, ma quella di che ha avuto l'ostetrica, che aveva 67 anni, che ha fatto il figlio, perché non gliel'hanno tolto? Perché? Io vorrei sapere il perché, perché quella aveva i soldi, e come la Russo, la ballerina. Quella non era vecchia, perché lei aveva tanti soldi, ha tanti soldi, quella è perché è povera, allora non glielo danno. Mi fa anche per quello. Buongiorno e grazie. Grazie a lei, buongiorno. Ovviamente la storia dei due coniugi di Mirabello Monferrato, dei coniugi di Ambrosis, ha impressionato un po' tutti, ha anche commosso ovviamente, e tanti, anche perché, insomma, solo l'idea che un figlio venga strappato dai genitori biologici è un qualcosa culturalmente inaccettabile. C'è da dire che questa coppia è stata giudicata non idonea alla genitorialità per tutta una serie di perizie tecniche che sono state eseguite proprio sui due coniugi, che sono stati considerati inidonei. Lui totalmente succube della moglie e lei completamente chiusa in un sistema di autonarcisismo. Noi ovviamente non abbiamo le motivazioni di questa sentenza della Cassazione, dove per la terza volta consecutiva questa vicenda è finita, e bisognerebbe leggerle, ci saranno fra una sessantina di giorni, e sarà interessante proprio leggere le perizie tecniche che hanno portato i giudici della Cassazione a dire questo no definitivo. Pronto, buongiorno. Sì, sono Renato. Buongiorno, signor Renato. Volevo dire sulla cultura che Casale Monferrato ha vinto. È una bella città Casale Monferrato, perché io vengo proprio da lì, da Lecco Grande, che è sotto Casale Monferrato. Altro che. È come si dice. A me mi dispiace che Alessandria abbia perso, perché adesso abito in Alessandria. Ma penso che i sindaci che siano andati su non valorizzano la città di Alessandria. Una volta io mi ricordo che ero bambino, quando andavo a trovare i nonni, era valorizzata al 100%, fiori, tutto ben pulito, a destra, a sinistra, i fiumi puliti.
adesso non la valorizzano più, e quello è un male, che non viene la gente, poi ci sono i prezzi troppo alti sui negozi, parliamoci chiaro, che dovremmo stare come l'Unione Europea, o fare come la Germania, come l'America, come la Francia, che abbassa, che tengono gli stessi prezzi bassi, però vendono più roba. Qua invece succede tutto il contrario. Poi volevo dire un'altra cosa, poi la lascio. La bambina che hanno tolto quei genitori di Casal Monferrato, mi dispiace moltissimo, però i giudici adesso di Torino hanno fatto male a togliersi quella bambina per una denuncia della vicina. La vicina si dovrebbe solo vergognare. E come si dice, è meglio che gliela rinviano, se no distruggono una famiglia, distruggono delle persone, e non è che erano dei poveracci in mezzo alla strada, è gente che sta bene. Grazie. Grazie a lei, buongiorno signor Renato. Allora, va detto per correttezza di cronaca che l'episodio al quale si è riferito il signor Renato, vale a dire dei vicini di casa che quando la bambina che oggi, che quest'anno compierà 8 anni, aveva solamente un paio di mesi, era stata abbandonata dal proprio padre, lasciata diciamo così in auto mentre lui stava scaricando la spesa, perché poi tutto nasce da questo episodio, perché è stato questo episodio che ha fatto arrivare il caso alla magistratura, quindi questo momentaneo abbandono non c'entra nulla anche perché poi De Ambrosis è stato assolto da questo episodio, non c'entra nulla con la valutazione finale che poi è stata fatta dagli ermellini della Cassazione, che hanno valutato la coppia in quanto tale, dal punto di vista della genitorialità, ed è stata la coppia è stata valutata non idonea. Pronto, buongiorno. Buongiorno, senta, volevo intervenire anch'io sulla faccenda della bambina. Sì. Allora, io dico una cosa, i genitori avranno avuto tutto il diritto, però ci sono varie incongruenze, perché primo, hanno dovuto ricorrere alla fecondazione eterologa, sì, che in Italia non è legale. Sì, all'epoca non era legale. Non era legale. Infatti siamo andati all'estero. Siamo partiti da questo. Secondo cosa, l'età. Non si può dare la fecondazione, fare la fecondazione assistita dopo una certa età, e lì non c'eravamo. Sì. Certo, nessuno parla di questa povera bambina che è stata affidata a una famiglia, ha vissuto in un ambito familiare fino ad ora, e che se la sentenza fosse stata favorevole sarebbe stata strappata da questa famiglia e messa in un'altra realtà, dove probabilmente lei si trovava di fronte a due persone anziane e non si sarebbe a questo mai punto anche sconosciute, anche sconosciute, esatto. Quindi come si fa a dire, bisogna mettere al centro, da parte degli assistenti sociali, dei giudici, la bambina, non i genitori, perché secondo me per i genitori è stato un atto di egoismo volere a tutti i costi un figlio. Poi che ci siano altri casi in cui c'entrano i soldi e altre cose, non conta niente, secondo me. L'unica cosa che conta è la bambina. Grazie. Grazie a lei per questa disamina. Ovviamente andiamo a toccare delle sfere molto personali, perché di quante coppie abbiamo sentito che si accaniscono a tutti i costi per avere un figlio, e sono disposte a tutte pur di averlo. Sono scelte personali che io non mi sento assolutamente di commentare. È vero, assolutamente vero, quello che ci ha detto la nostra telespettatrice: questa coppia ha tentato, che era già avanti negli anni, ha tentato in tutti i modi di poter avere un figlio in maniera naturale, non c'è riuscita, ha tentato con le adozioni internazionali, non è stato dato loro un figlio, e quindi poi si sono affidati a questa fecondazione eterologa, e siccome 8 anni fa era vietata in Italia, sono andati all'estero, e da questa operazione è
è nata finalmente la loro bambina, che hanno potuto accudire e godersi solamente per qualche mese, prima che appunto ci fosse questo episodio di questo abbandono, per il quale il giudice decise di allontanarla da questa famiglia e di affidarla ad una prima altra famiglia. Questa bambina non si sa bene da quanto tempo viva con altri genitori adottivi, pare siano 3 anni, quindi dall'età più o meno di 5 anni che ha questa nuova casa, ma sono d'accordo con la nostra telespettatrice del fatto che l'attenzione si è completamente appesantita sulla figura dei genitori, dimenticandosi poi il bene di questa bambina e di tutti gli sballottamenti che evidentemente deve già anche aver avuto nella sua breve vita. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora Chietti, sono Carlo Lasti. Buongiorno. 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 Niente, volevo dire 2 cose su questa vicenda della bambina che è stata portata ai genitori naturali. Sì, certamente adesso ormai sarebbe un trauma per la bambina dover ritornare dai genitori naturali, perché ormai sono passati talmente tanti anni che troverebbe in una situazione sicuramente non bella per lei. Sicuramente. Certo. Però un'altra cosa vorrei dire, ma gli assistenti sociali che hanno seguito tutta questa vicenda, che dopo la segnalazione della vicina di casa, che aveva fatto la vicina di casa, ma come mai non vanno a vedere in questi campi rom gli assistenti sociali? Non vanno a vedere, scusi, abbia pazienza, ma abbiamo un artista di strada che sta cantando, ce l'ho qui nelle orecchie, non sento bene la telefonata. Stavo dicendo, questi assistenti sociali, ma perché non vanno a vedere in questi campi rom? Ci sono idonei, i genitori a tenere questi bambini? Questa sarebbe... Quello che li mettono davanti tutti i supermercati a elemosinare, perché non vanno a vedere quelli sono idonei? Meno sempre. Sono d'accordo assolutamente. Il fatto è che i Rom sembra che appartengano a uno Stato, all'interno di uno Stato, a uno Stato loro, e sono molto molto potenti. Infatti. Grazie. Va bene, la saluto, buona domenica. Anche a lei, ci saluti la città di Asti, che amiamo tanto. Buongiorno. Buongiorno. E vedete, da un argomento si passa a un altro sempre toccante. Io vi invito, nel mio piccolo ovviamente, che sono assolutamente nessuno, però quando vedete i bambini che chiedono l'elemosina, a segnalarlo al posto di polizia. Si può fare il 112, perché è aberrante che dei genitori permettano ai propri figli minorenni di raccogliere l'elemosina, e credo questo sia un nostro dovere civico, ma non solo, anche di coscienza. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora Chetti. Buongiorno a lei. Volevo dire 2 cose su questo spiacevole evento che c'è stato. Io conosco abbastanza bene il padre. Sì. E ho sentito ultimamente, non ne parlano tanto bene, quell'uomo, che sappia io, è stato anche o vice sindaco o assessore qualcosa nel paese dove vivono, è sempre stata una persona molto, molto onesta, forse anche troppo, controllava sempre tutti i lavori ed è sempre stata una persona magnifica. Dopo tutto quello che ci è successo, che io capisco che si possa anche così cercare di denigrare per far vedere che uno succube, non sono 2 persone, uno succube dell'altra, mi credi? Ecco, questo mi interessava sapere proprio. Sono persone che hanno sempre combattuto contro tutti. Non so, abbiamo dei dei sessantottini, diciamolo così, la vecchia maniera, però persone oneste, e non è il caso che si dicano tante cose che forse non sono proprio così vere. Io vorrei anche dire questo, che è molto strano che nel paese dove vivono non si è mai sentito dire né a favore né contro. Se mi ricordano un po' quei vecchi paesi, un po' come si può dire, bigotti, un po' così prevenuti, tutte quelle cose che
la si sta e tutto va bene, però bisogna dire anche la verità nella vita. Buongiorno. No, aspetti, aspetti. Peccato, volevo sapere come mai, magari se è ancora in visione, se ci può richiamare. Noi vorremmo capire però, proprio perché viviamo queste vicende, tutte le vicende, ma soprattutto quelle toccanti che fanno anche più opinioni in maniera passiva, perché ovviamente ci dobbiamo attenere a quelle che sono poi le regole che vengono imposte da chi è preposto a doverle scrivere. Vorremmo però capire come mai i giudici hanno sentenziato proprio questo, vale a dire che poi credo sia stato uno degli elementi base che hanno determinato l'adottabilità della bambina. Come mai il padre è stato giudicato succube dalla moglie e lei chiusa in un narcisismo? Ecco, questo è un dato molto importante che ci piacerebbe chiarire. Se gentilmente ci vuole richiamare, se ha voglia ovviamente di voler commentare con noi. Intanto buongiorno. Katie, buongiorno. Buongiorno a lei. Piacere, mi chiamo Gianni. Sì. E ogni tanto chiamo. Le dico una cosa, io ho molti amici lì a Mirabello, tra cui il nipote dell'ex prefetto di Alessandria, dottor Sisto, torniamo indietro con gli anni. E andandolo a trovare, le ho voluto chiedere questa situazione, di questo problema. Prima di tutto ci sono le male lingue dei vicini, che non si fanno gli affari suoi. Secondo cosa, anche l'assistente sociale doveva essere più tenera, in quanto due persone un po' di una certa età poteva prendere anche in considerazione. Non che ne hanno fatto un caos che non si finisce più. Certo. Ha capito? Sì. Io sarei felice che un magistrato, un giudice, le succedesse la stessa cosa. E vorrei vedere come andrebbe a finire. La saluto, buongiorno e buona giornata. Grazie a lei, grazie anche a lei, buona giornata. Sì, c'è da dire che allora contestualizziamo la vicenda. La vicenda si svolge in un piccolo paese, Mirabello Monferrato, un paese molto bello, come dice il suffisso di Mirabello, all'interno, nel cuore del Monferrato, tra Alessandria e Casale, ma resta pur sempre un piccolo paese di poche anime. Ora non so, ma non saranno sicuramente più tra i 4.000 e 6.000 anime, non credo assolutamente di più. E il fatto che un vicino si prenda la briga, a torto o a ragione, di segnalare che un bambino viene lasciato all'interno di un'automobile mentre il padre toglie la spesa dall'automobile, già ci fa capire il contesto nel quale si svolge e si sviluppa poi questa vicenda. Quindi il fatto che questi nostri cari telespettatori ci parlino di un contesto un po' di pettegoli e di malvicinato ben si comprende e ben si confà all'incipit di questa storia che poi ha portato a questo epilogo molto doloroso e che, come abbiamo sentito, sta facendo parlare tutti. Pronto, buongiorno. Marchetti, parlate sempre di quello, ma non hanno mai guardato quella che hanno preso in mira la signora che ha difediato questi signori. Non l'hanno mai nominata. Perché non l'hanno mai nominata? Questo che non posso lasciarlo anch'io, figlio, 2-3 minuti sulla macchina. Ce n'è stata altra gente che l'ha lasciati 2-3 minuti in una macchina, anche 8 ore, poi sono andati là e sono morti. Ma questa qui ci ha messo 2 minuti per togliere la spesa. È una cosa incredibile. Io che non ho figli, mi viene male il cuore. Arrivederci. Grazie, buongiorno, buongiorno. Io credo che siamo al termine. Confortatemi su... 3 minuti ancora? Perfetto, allora...
2:30, allora possiamo ancora prendere una telefonata, magari l'ultima, per fare un'ultima analisi di questo caso molto toccante di cui si è interessata la stampa nazionale, proprio per la natura così delicata di questa vicenda, che, come abbiamo sentito, comunque può aprire anche nuovi risvolti. Ci ha fatto molto piacere i telespettatori che conoscono la famiglia, che quindi aggiungono anche dei tasselli in più alla freddezza delle carte giudiziarie che in questo caso sono state impietose nei confronti di questi due genitori che tutta la stampa ha definito nonni, proprio per lo stato avanzato della loro età. Pronto, buongiorno. Avanzato, 63-64 anni, non è che parliamo. No, pronto? No. Sì, buongiorno. Posso parlare con signora Katie? Sono io, prego. Parli. Buongiorno. Buongiorno. Prego, parli, è in diretta. Sono un straniero con cittadinanza italiana. Sì. Voglio sapere come mai IMSS a me mi trattene in pensione che prendo nel mio paese. Perché io ho lavorato qua 15 anni e poi loro, per darmi assegno sociale, mi tolgono in pensione nel mio paese. Come mai? Di dove è originario lei? Io ho cittadinanza italiana, sono da Tirana. È nato, scusi? Albania. In Albania. Quindi lei usufruisce qua in Italia di un sussidio? Io ce n'ho 14 anni, lavoro a contributi, poi per prendere assegno sociale loro adesso IMSS mi toglie la mia pensione in Albania. Come mai? Guardi, non le so dire, però ci informiamo, perché è una curiosità che ho anche io. È una curiosità, perché anche i miei anni di lavoro, 24 anni, nel mio paese non mi conoscono qui in Italia. Io ho residente in Alessandria, sono già cittadino italiano. Ma lei ha una doppia cittadinanza? No, ho cittadinanza italiana. Lei ha la cittadinanza italiana? Sì. E praticamente non le riconoscono il lavoro che lei ha fatto in Albania in termini di pensione? Sì, okay. Io in Albania prendo 70 euro al mese, perciò qua adesso io invece devo prendere assegno sociale pieno, mi tolgono 70 euro e mi danno 390 euro. Penso che non è giusto che i miei anni, 24 anni di lavoro, non mi conosca il Stato italiano, come mai? Va bene, guardi, non le so rispondere, ma ci informiamo e poi o De Vinci oppure io le diciamo poi che cosa ci hanno detto. Grazie per averci chiamato. Sei troppo gentile, signora, che io ti porteggio. Grazie, grazie a lei, grazie a lei. Dede, abbiamo finito? Sì. Sì, perfetto. Allora, la linea adesso alle notizie, avremo in diretta il sindaco di Casale Monferrato, Titti Palazzetti, con Filo Diretto. Ci vediamo invece lunedì, buon fine settimana a tutti, arrivederci.